Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Gesù era così: primo la gente, servire la gente, aiutare la gente, insegnare la gente, guarire la gente, era per la gente. E beh, non aveva tempo neppure per mangiare. I suoi familiari dunque decidono di riportarlo a Nazaret, a casa. Arrivano nel posto dove Gesù sta predicando e lo mandano a chiamare. Gli viene detto: «Ecco tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Egli risponde: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E guardando le persone che stavano intorno a lui per ascoltarlo, aggiunge: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre». Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui, sul suo amore che ci accoglie e ci unisce tra noi, nello Spirito Santo. Tutti coloro che accolgono la parola di Gesù sono figli di Dio, fratelli tra di loro. Accogliere la parola di Gesù ci fa fratelli fra noi, ci fa la famiglia di Gesù. Sparlare degli altri, distruggere la fama degli altri, ci fa dalla famiglia del diavolo. Quella risposta di Gesù non è una mancanza di rispetto verso la sua madre e i suoi familiari. Anzi, per Maria è il più grande riconoscimento, perché proprio lei è la perfetta discepola che ha obbedito in tutto alla volontà di Dio. Ci aiuti la Vergine Maria a vivere sempre in comunione con Gesù, riconoscendo l'opera dello Spirito Santo che agisce in Lui e nella Chiesa, rigenerando il mondo a vita nuova.